Prenderò posizione per primo. Voglio obbligare i russi e gli austriaci a dare battaglia là dove ho deciso io. Noi staremo in alto, ovviamente. Qui vi riconosco, Colincourt. Essendo marchese, non potete fare a meno di squadrare la gente dall'alto. Sire, tutti i manuali militari concordano che la posizione più favorevole per la battaglia è un terreno elevato. Perché quelli che hanno scritto i manuali non erano dove siamo noi. In effetti, dove siamo? Austerlitz, sire. Ebbene, signori, Austerlitz darà torto ai manuali cari al signore di Colincourt. Offriremo le alture ai nostri avversari questa volta. Li lascerò occupare l'altopiano di Pratzen. Perché possano piombarci addosso? Perché credano di poterlo fare. La strada di Vienna, amici miei, che noi controlliamo. Ora, cerchiamo di porci nell'ottica del nemico. Secondo voi, su cosa concentrerà le sue forze? Su riprendere questa strada e tagliarci la retroguardia. Esatto. Lasciate dunque che ci provino. Li fermeremo immediatamente. Li fermeremo prima ancora che facciano una mossa. No, qui sono io che ti fermo, Mira. Questa strada gli faremo credere che l'abbandoniamo. Faremo finta di essere atterriti dalla potenza di fuoco del nemico e arretreremo, incoraggiando così il nemico ad avanzare. E per avanzare dovrà in parte sguarnire l'altopiano di Pratzen, ai piedi del quale lo aspetterà la nostra ala destra, che comincerà a indietreggiare. Ritirandosi ancora. Solo quanto basta perché il nemico entri nella trappola, perché è di una trappola che si tratta. Quando sentiremo il nemico sicuro di sé, troppo sicuro di sé, smetteremo di indietreggiare. Bernadotte e Soult attaccheranno l'altopiano di Pratzen, mentre Lann e tu, Murat, prenderete tutta questa bella gente alle spalle. Sulla carta sembra semplice. È semplice. È per questo che è infallibile. Nebbia terribile, sire. Benedetta nebbia, invece. Impedisce ai russi e agli austriaci di vedere le nostre posizioni e i nostri reggimenti radunarsi nella pianura. Ora a te, Davout. Approfitta di questa bruma per avvicinarti il più possibile ai corpi d'armata di Kutuzov. Sì, signore, sire. E per me, sire? Datemi 10 minuti e prenderò l'altopiano di Pratzen. Ma certo, Soult, ci conto. Aspetta solo che la nebbia si risolva. Il sole verrà fuori, lo sento. Arriverà, ci conosciamo bene il sole io. Volete il sole adesso? Sì. La nebbia era per la trappola. Il sole sarà per la vittoria. La sua luce, rivelando bruscamente al nemico che siamo più vicini a lui di quanto non creda, gli farà perdere l'arroganza. Il sole, sire. Salutano il sole. Lo considerano un buon segno. Anch'io. Signori, la grande armata passa all'attacco. E con la musica in testa ora che non dobbiamo più nasconderci. Soult! Pronto a guidare la carica, sire. È sempre così bello quando si comincia. Lann, va a spazzare la pianura col tuo quinto corpo. Murat sarà dietro di te.